nei primi decenni del XVIII secolo si presenta in pubblico a Londra una società che verosimilmente era sorta ancora prima, ma della quale nessuno sa dire da dove venga, che cosa sia e che cosa voglia. Essa, nonostante ciò, si propaga con rapidità incredibile e si diffonde attraverso la Francia e la Germania in tutti gli stati dell'Europa cristiana, perfino in America. Uomini di tutte le classi, principi, nobili, dotti, artisti, commercianti, entrano nella sua cerchia. Cattolici, luterani e calvinisti si fanno iniziare e si chiamano null'altro fratelli. La società si chiama Associazione di Liberi Muratori, attrae l'attenzione dei governi, viene perseguitata nella maggior parte degli stati, per esempio in Francia, in Italia, in Olanda, in Polonia, in Spagna, in Portogallo, in Austria, in Baviera e a Napoli. Colpita dal bando di due pontefici e dappertutto gravata delle accuse più contraddittorie. E sopra di essa si getta ogni sospetto che sia odioso alla gran massa e attiri l'odio di questa. Ma essa resiste a tutte queste tempeste, si diffonde in altri stati, si trapianta dalle capitali nelle città di provincia, dove prima era conosciuta appena di nome, e si trova inaspettatamente protezione e appoggio in un luogo, se nell'altro deve subire gravi pericoli. Di là viene cacciata come nemica del trono e promotrice delle rivoluzioni, e qui invece acquista la fiducia dei migliori governanti. L'associazione patisce ancor più aspre sofferenze. La ricerca del suo segreto diventa più incalzante. Esso è portato a conoscenza di tutti in pubblici scritti, per esempio nel segreto dei frammassoni scoperto o nella framassoneria atterrata o tradita. La sorveglianza ad alcune sette massoniche è innalzata al grado della perfetta certezza, di altre a quello della verosimiglianza. Si trova che qua e là la massoneria ha servito solo scopi abominevoli e si traggono questi scopi nella sua luce che li uccide. Che cosa accadrà ora? I liberi muratori si dichiareranno sciolti dal segreto così tradito per liberarsi di un tratto dal sospetto di scopi innominabili e chiuderanno le logge e metteranno nella loro biblioteca il frammassone sfracellato? No, l'associazione continua a vivere, come se mai si fosse detta una sola parola, né mai si fosse stampata alcuna lettera intorno a lei, e si fosse mantenuto nel suo seno, senza romperlo mai, il silenzio. E come si è talora detto per scherzo, il maggior segreto dei liberi muratori è che non ne hanno nessuno. E così ora si può dire a buon diritto il segreto più divulgato e tuttavia più nascosto dei liberi muratori è che essi esistono e continuano ad esistere. Invero, che cosa è mai? Che cosa può essere ciò che lega insieme tutti questi uomini di pensiero, vita e cultura quanto mai diversi e li tiene vicini fra mille difficoltà in quest'epoca di chiarificazione e di progressiva freddezza? Andiamo anche più in là e consideriamo più da vicino questi stessi uomini. Forse si tratta di gran teste deboli, fanatici, ipocriti, intriganti o ambiziosi, che hanno fatto lega tra loro. Sicuro, è ben concepibile come l'uomo astuto e disonesto possa unirsi con dei pazzi per guidarli ai propri fini o almeno divertirsi a spese della loro pazzia. Concepibile, come l'ambizioso possa cogliere il fanatico nella sua brama di misteri
e per soddisfare il proprio orgoglio prendere ai suoi ordini l'uomo che altrimenti stia sopra lui per condizione e per autorità. Concepibile come l'intrigante si possa unire con teste deboli per far loro dire e pagare ciò che gli piace. Ma no, in tutte le epoche si trovano nell'ordine gli uomini più saggi, più onesti, più rispettabili per ingegno, sapere e carattere. E in genere vi sono parecchi tra i fratelli nelle cui braccia tutti getteresti con piena fiducia come al direttore e alla guida della tua vita. Però, non trascuro alcuna possibile obiezione, quest'uomo saggio ed onesto può essere entrato per un qualsiasi accidente e per un qualsiasi capriccio di gioventù in un ordine che gli fosse sconosciuto nella sua intima essenza. Viene poi a conoscerlo e trova che non vale nulla, che procede innanzi sulla base di un giochetto infantile, ma non può tornare indietro, perché una certa vanità gli impedisce di dichiararsi illuso, mentre il suo interno pudore lo distoglie dal dedicarsi a tal vuotaggine. E così egli si ritira, senza parere, nel silenzio. Se questa è la vera storia di tutti gli uomini onesti e saggi dell'ordine, allora fermiamoci qui. Chiudendo le nostre ricerche, vergogniamoci di aver onorato l'ordine, anche tanto così della nostra attenzione, e abbandoniamolo con un risolino di compassione ai fanatici in buona fede e agli intriganti egoisti. Ma non è così. Gli uomini veramente saggi e onesti, che noi conosciamo, sono andati innanzi nell'ordine, se ne sono occupati seriamente, si sono affaticati per esso e anzi gli hanno sacrificato altri scopi importanti. Ed ora sono arrivato al punto che ritengo saldo e sicuro e per ogni ragione conseguente. Quanto è vero che soltanto un uomo indiscutibilmente saggio e virtuoso si occupa dell'ordine dei liberi muratori. Quanto è vero che esso non è un gioco, tant'è certo che esso ha uno scopo serio, sublime. Quanto è certo che uomini saggi e virtuosi seriamente si occupano dell'ordine dei liberi muratori, tanto è certo che esso può avere un fine razionale, buono e sublime. Questo fine, possibile o reale, cerchiamo ora di trovarlo proseguendo per questa via. Noi, cioè, possiamo sapere che cosa possa e che cosa necessariamente debba volere l'uomo saggio e virtuoso. Quanto è vero che la saggezza e la virtù è soltanto una e determinata da leggi eterne della ragione. Quindi, dobbiamo limitarci ad indagare che cosa possa proporsi come scopo l'uomo saggio e buono in tale associazione e con ciò avremo trovato, con certezza dimostrativa, l'unico scopo possibile dell'ordine dei liberi muratori.